e non riusciva a spegnersi, anche perché con il vento di continuo si spegneva da una parte e arrivava dall'altro. Quindi ho avuto veramente paura e ho veramente allertato subito. La presidente di Confcommercio Fano, Barbara Marcolini, era in sella alla sua bici da corsa quando si è accorta intorno alle 13 di un rogo scoppiato in un campo adiacente alla via Flaminia, nel quartiere di Bellocchi. L'imprenditrice ha lanciato l'allarme ai vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti tempestivamente nell'area interessata, da Fano con un mezzo e da Pesaro con altri tre. L'incendio è stato spento con non poche difficoltà perché il vento alimentava le fiamme e provocava del fumo che invadeva la carreggiata con disagi alla viabilità. Mentre passavo comunque sulla strada ho visto che stava divampando l'incendio in maniera importante, in maniera molto, molto veloce, e quindi andava su in alto, ho avuto veramente paura, ancora sto tremando, e quindi ho allertato subito i vigili del fuoco che arrivassero, perché da cittadina mi sembra il minimo, e anche il fatto che comunque vicino c'è un distributore di benzina, ho avuto paura che dilagasse e prendesse il distributore di benzina. A raccontarci dell'accaduto è stata anche Marina Paparoni, proprietaria dei terreni. C'è stato questo incendio che è partito da più lontano, ha superato un fosso ed è arrivato nel mio campo e poi sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza prima di tutto il distributore di benzina che è vicino, un campo fotovoltaico e poi giustamente per ultimo il campo di grano, ma mi sembra corretta il tutto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale comandati da Anna Rita Montagna. L'origine del rogo invece è da stabilire, ma si presume che l'incendio si sia innescato per cause accidentali. L'area è andata a fuoco, è di circa 2 ettari, mentre il danno è ancora da quantificare. Sicuramente tanto è più tante ore di lavoro e di passione che vanno in fumo per la distrazione e purtroppo la stupidità di alcune persone, sicuramente, perché probabilmente sarà un incendio legato a un mozzicone di sigaretta o cose a disattenzione, quindi questo ci dispiace molto, ma per noi ma per tutti, tanti altri agricoltori che sono nella nostra stessa situazione. Un ringraziamento di cuore per i vigili del fuoco che ci tengono sempre in sicurezza, che salvano il nostro lavoro di mesi di fatica e che veramente ci danno questa sicurezza e ci aiutano nel momento del bisogno, e anche alla polizia che comunque aiuta e collabora con loro e lavora al meglio. Quindi un ringraziamento veramente di cuore a tutti. Grazie.